Non sono piaciute alle studenti dell'Orientale di Napoli le critiche del ministro dell'Università Anna Maria Bernini nei confronti della loro decisione di occupare le aule in segno di solidarietà per la popolazione palestinese. Io qui non vedo il confronto, ma solo occupazione. Una frase che ha scatenato la rabbia degli studenti che ieri hanno dato vita a un partecipato flash mob nella piazza che ospita la sede dell'Ateneo, occupato due giorni fa con l'aggravarsi del conflitto tra Israele e Palestina in Medio Oriente. Alla protesta anche gli studenti degli altri Atenei cittadini, mani dipinte di rosso e cartelli con le immagini degli attacchi di Israele verso la striscia di Gaza, immagini forti che abbiamo esposto per denunciare il genocidio in atto, hanno dichiarato i manifestanti. Non resteremo a guardare, pretendiamo che le nostre istituzioni accademiche si schierino apertamente dalla parte di chi da 75 anni subisce una politica di apartheid e occupazione. La ministra ha dichiarato che noi chiudiamo gli spazi democratici e di confronto, tutt'altro, siamo qui per rendere l'università un luogo aperto. La vera violenza sono le immagini che state osservando in questo momento, non sono gli studenti che invece solidarizzano con quella che è la lotta della resistenza palestinese, con quelli che invece denunciano ogni giorno i propri governi, i popoli di tutto il mondo è dalla parte della lotta palestinese e rivendica quanto sia sacrosanto il diritto della resistenza di quel popolo. Siamo qui per portare la voce di coloro che ad oggi sono sotto bombardamenti e chiediamo come sia possibile essere indifferenti, come sia possibile chiudere gli occhi, come sia possibile andare a dormire la notte pensando di essere complici di quello che è uno sterminio. Stanno portando avanti una vera e propria pulizia etnica. Non possiamo permetterci di stare zitti, non possiamo permetterci